A Madonna di Campiglio, 21esima edizione della Winter Marathon, gara notturna per auto storiche, che ha raggiunto il record di partecipazione. Il nostro inviato, Beppe Gioia. 180 equipaggi al via, solo 144 al traguardo finale. Moltissime le vetture scoperte, con per tetto un cielo di stelle, temperature polari, ma per fortuna strade pulite con il manto bianco a rendere le montagne ancora più suggestive. Emozioni della Winter Marathon dedicata alle auto costruite prima del 1968. Una gara difficile con prove tecniche da affrontare con attenzione e poi 12 ore di fila a guidare le ruggenti vecchie signore. Possono anche mettere in difficoltà. Da Madonna di Campiglio a Madonna di Campiglio, ovvero tutte le Dolomiti chilometro per chilometro. Ed ecco il Pordoi, il Val Gardena, il Costa Lunga, quei passi dolomitici che hanno creato la leggenda dell'automobilismo sportivo. Una valanga di Porsche, le più longeve e adatte al tipo di percorso, e poi Lancia, Volvo, Fiat, Jaguar a contendersi il traguardo con l'occhio vigile per rispettare tempi e controlli orari. Si va avanti nella notte, la stanchezza non si affaccia neppure per un attimo. Alla fine, conteggi delle penalità e gran soddisfazione del veterano di questo tipo di gare. Giuliano Canè, in coppia con la moglie, si aggiudica la 21esima edizione al volante di una Lancia Aprilia del 1938. 70 anni portati egregiamente, non c'è che dire. Che bello, tecnologia, divertimento.